Abbiamo saputo solo recentemente che in questa zona di Roma, proprio nella prospiciente azienda davanti alla scuola, dovrebbe essere costruito un enorme impianto di biomasse, ma non per l'utilizzo di materiale di risulta delle aziende, bensì di biomasse per tutto materiale che viene raccolto dai singoli cittadini, spedita al comune e quindi sarebbe tutto l'umido. Si tratta di 75.000 quintali. Questo impianto è veramente una grande iattura per il territorio romano, non solo per la scuola, perché innanzitutto è una zona agricola e voi sapete che il Comune di Roma è il più grande centro agricolo d'Europa, ma è una zona assolutamente meravigliosa, di un ambiente naturalistico e di biodiversità straordinario. La produzione di queste risulte che ci sarebbero nel futuro potrebbero addirittura andare a inquinare sia le falde acquifere sottostanti che l'ambiente e l'aria che noi respiriamo. Noi con i nostri studenti, la cittadinanza tutta insieme al municipio si oppone fortemente a queste scelte scellerate e speriamo di bloccare il tutto. Quali sono i passaggi che si prospettano da qui in avanti? Allora, innanzitutto abbiamo avuto già delle riunioni con la cittadinanza e con la scuola. Stiamo allertando tutte le scuole del territorio, dopodiché ci siamo recati presso il municipio dove abbiamo detto la nostra, il municipio ha espresso il parere negativo. Adesso entro il 30 del mese ci recheremo alla regione presso la commissione ambientale per bloccare questo grave ed assurdo progetto.